Bentrovati amici di Obiettivo 100 a questo primo appuntamento di Obiettivo Intrattenimento dedicato solo al settembre centese. Come sapete, questa manifestazione che occupa tutto il mese di settembre più alcuni giorni di agosto e alcuni giorni di ottobre si svolgerà lungo tutto il via Guercino con spettacoli al piazzale della Rocca. Ci saranno una moltitudine di eventi anche al di fuori della via Guercino, presso il Parco del Gigante, presso le collegiali di San Biagio del Penzale. Quindi per spiegarvi tutto quello che si può fare faremo una serie di video appuntamenti in cui man mano vi spiegheremo. Questo primo video si fermerà domenica 5 settembre e nel weekend, dove ci sarà anche lo sbaracco. Alcune precisazioni importantissime per partecipare a settembre centese. Sarà necessario il Green Pass, perché durante il corso, oltre che per la sicurezza di tutti quanti, le forze dell'ordine a Campione controlleranno i possessori. Chi non sarà in possesso del Green Pass verrà naturalmente sanzionato. Lungo il corso ci sarà tutta la cartellonistica per spiegare le norme di sicurezza. In molti eventi sarà necessaria la prenotazione, soprattutto per gli spettacoli, poiché, come sapete, per gestire la pandemia e svolgersi tutto in sicurezza sarà necessario adottare nuove norme di sicurezza. Queste prevedono ovviamente le entrate contingentate, gestite e controllate da tutta l'organizzazione. Quindi mi raccomando, Green Pass, prenotazioni e potete entrare in tutta tranquillità. Quindi con questo primo appuntamento iniziamo a raccontarvi il 50° settembre centese. Si inizia questa sera, giovedì 26 agosto, presso il giardino dell'asilo infantile Giordani, con la presentazione del libro Fuga in Campagna. Sarà presente e presenterà l'autore Maurizio Garuti, a cura del Comune di Cento e della Biblioteca Civica Patrimonio agli Studi. Sabato 28 e domenica 29 agosto invece ci sarà la 31ª sagra del gnocchino fritto, a cura dell'Associazione Centro Arca e a cura della Parrocchia di Penzale. I gnocchini saranno solo da asporto, mi raccomando, al sabato ci saranno i gnocchini salume, domenica invece ci sarà anche la carne ai ferri e il pesce fritto. Sempre domenica 29 agosto, presso il Giardino del Gigante, a cura dell'Associazione Tararì Tararà e dell'Associazione Amici del Gigante, ci sarà Lettura al Volo, un gruppo di lettori con le ali per le narrazioni favolose nella natura. L'iscrizione è obbligatoria entro il 27 agosto. Martedì 31 agosto invece, presso il piazzale interno della Rocca alle 21.30, ci sarà il bellissimo spettacolo La Cenerentola di Gioacchini Rossini, a cura della Fondazione Teatro Borgatti. Mercoledì 1 settembre invece si entrerà nel vivo delle attività che si possono fare durante il settembre centese. Si parte alle ore 16 presso la chiesa di San Pietro con la storia della chiesa San Pietro dalle origini ai giorni nostri, una visita guidata alla chiesa parrocchiale e con una serie di attività dalle 16 alle ore 21, tutta cura della parrocchia di San Pietro. Invece alle ore 21 i Nottambuli, sapete, gruppo artistico, presentano Do Chakra con i Nottambuli, un po' di musica e uno spettacolo presentato da Gabriella Gubuoni, sempre come avevo anticipato al piazzale della Rocca. Alle ore invece 20.30, per chi vuole fare una passeggiata, a cura della Polisportiva Centese presso il Parco del Gigante, ci farà una lunga passeggiata ogni mercoledì del mese, tutti i mercoledì del mese, in modo tale per chi ha voglia di mantenersi in forma. Giovedì 2 settembre invece alle ore 20.30 una grande celebrazione, la commemorazione dell'anniversario della morte di Don Pietro, che sarà presieduta da Cardinal Matteo Zuppi, e tutto questo avverrà sempre alla chiesa di San Pietro alle ore 20.30. Invece alle ore 21 nel piazzale della Rocca
fa il benessere, fa da padrone, con una dimostrazione di yoga a cura dell'associazione Sukam, e subito dopo ci sarà anche una bellissima esibizione da parte del CSR Jiu-Jitsu Italia, in cui faranno una dimostrazione di Jiu-Jitsu che, come sapete, a 100, oltre che avere tanti ragazzi, tanti atleti che partecipano, ha portato grandi campioni, grandi risultati a livello internazionale. Venerdì 3 settembre invece la Sala da Tè Solidale organizza un bellissimo evento che è Caffè Dialetto, conversazioni in lingua centese. Quindi si potrà partecipare parlando tutto in lingua centese, che è una cosa molto importante, mantenere le proprie radici. E questo evento si ripeterà il primo e il terzo venerdì di ogni mese. Alle ore 21 invece, al Piazzale della Rocca, Flick Music Lab and Orchestra, attraverso l'Istituto Comprensivo Ferruccio Lamborghini, presenta alcune delle sue numerose attività musicali, i cantanti, i gruppi di musica d'insieme, con repertorio che spazia dal pop al jazz, per finire le più famose colonne sonore dal famoso compositore tedesco Hans Zimmer, compositore che tutti sapranno ha composto le musiche di molti film di Christopher Nolan, nonché dell'Uomo d'Acciaio e di molti film della Warner Bros. Dal 3 settembre inoltre fino al 12 settembre, domenica, sarà possibile andare nei ristoranti della Corte dei Sapori, che sarà tutto lungo il Piazzale della Rocca, cui, come sapete, molti ristoranti saranno lì con il loro stand. È consigliatissima la prenotazione, e soprattutto per i più piccoli, dalle ore 18 alle ore 24 nel Piazzale Bonsagni ci sarà il bellissimo Luna Park, quindi per tutti i gusti e per tutti i divertimenti. Sabato 4 settembre sarà una giornata ricca di appuntamenti. Si parte al Giardino del Gigante con l'associazione Gli Amici del Giardino del Gigante, in cui ci sarà una passeggiata per grandi piccini in compagnia di Franco Grandi, e si chiamerà I Viaggi della Lucertola alla scoperta della fantasia dell'Ariosto. E l'iscrizione è gratuita ma obbligatoria entro il 2 settembre. Alle ore 21 invece la festa della Beata Vergine dell'Olmo, dove l'immagine della Beata Vergine dell'Olmo viene accompagnata presso la collegiale di San Biagio per il triduo di preparazione del 5, del 6 e del 7 settembre. E alle ore 18 ci sarà la Santa Messa. Ma è la sera del 4 settembre che ci sarà veramente il clou della manifestazione. Allora, si inizia intanto dalle ore 16 con lo sbaracco, dove tutte le attività commerciali esporranno all'esterno le rimanenze delle loro merci a prezzi scontatissimi, quindi è una grande occasione per fare acquisti a prezzi molto agevolati. Ma alle ore 21 la famosissima Notte Bianca sarà il clou della manifestazione, con i negozi aperti, gli spettacoli in Piazzale della Rocca, musica in filo di fusione nelle vie del centro, il Luna Park, l'apertura straordinaria dei musei, per chi ama la cultura, e della Rocca e della Pinacoteca San Lorenzo. Alle ore 21 invece a Piazzale della Rocca ci sarà l'altro famosissimo evento, il Total White Show in passerella, dei film in bianco con elezione di Miss Lady Eleganza Total White. Presenta Christian Gavioli, special guest Lady Virginia Glamour Y, organizzazione della Proloco di Cento e il Comune di Cento. Domenica 5 settembre invece alle ore 9 ci sarà la partenza al Parco del Gigante per una bella passeggiata sulla via Franchigena. Si parlerà di paesaggi, fantasmi, fughe spericolate da rocca e tanta storia mista a leggenda. Si ripeterà questo bellissimo evento il 3 ottobre e tutte le prime domeniche del mese. Alle ore 17 invece alla Rocca di Cento ci sarà il Guercino e il paesaggio tra pittura e fotografia, inaugurazione di questa mostra a cura del Centro Studi Internazionali il Guercino e il Comune di Cento. L'ingresso sarà gratuito, mi raccomando guardatevi gli orari per partecipare. Sempre al Giardino del Gigante invece alle ore 17 Chi ha paura delle streghe. Le streghe sono tornate, non tremate, vi divertirete, spettacolo per bambini gratuito con iscrizione obbligatoria entro il 2 settembre, mi raccomando.
Invece nel palco della Rocca alle ore 21 i Ciclopi presentano il loro spettacolo di Rock and Soul, una cover band, organizzazione a cura del birrificio Birren. E con questa si conclude la prima parte della presentazione del settembre centese. Man mano vi terremo aggiornati e faremo ulteriori puntate per spiegarvi cos'altro si può fare durante questa bellissima manifestazione. State collegati, mi raccomando, iscrivetevi al canale, alla pagina Facebook e seguiteci per ulteriori aggiornamenti su tutto il settembre centese.